La Madonna della Rosa di Raffaello è opera del 1518 ed è conservata nel Museo del Prado di Madrid. In uno spazio indefinito vediamo la Sacra Famiglia e San Giovannino. La Vergine tiene in braccio Gesù che si sporge in avanti, sino a quasi a toccare le manine di San Giovanni che gli porge un cartiglio su cui si intravede la scritta Ecce Agnus Dei, prefigurazione del loro incontro da adulti in cui il Battista riconoscerà Gesù come il Messia e lo indicherà agli altri come l'agnello di Dio. Le mani dei due bambini, uno simbolo dell'umanità, l'altro della divinità, si incontrano posandosi su Maria, che diviene così simbolo di intermediazione tra gli uomini e Dio. Giuseppe, discretamente in disparte, osserva la scena. La sua figura non è di mero riempimento, ma assume il simbolo della protezione forte e silenziosa che tutela la tranquillità e il benessere della famiglia affidatagli da Dio. La Madonna indossa un velo trasparente, icona del velo nuziale e simbolo del suo matrimonio mistico con lo Spirito, da cui è nato Gesù. Il nome del dipinto deriva dalla rosa appoggiata sul ripiano, fiore che a partire dal Medioevo fu considerato come attributo delle vergini. Diviene, con i suoi due boccioli dunque, simbolo della verginità di Maria, prima, durante e dopo il parto. La rosa è comunque considerata un'aggiunta successiva, in quanto assente in molte delle numerose repliche che furono fatte nel periodo. Si ritiene che il disegno fu di Raffaello, ma il dipinto venne eseguito in massima parte da Giulio Romano, che era della bottega dell'Urbinate.